Stelle e Silvia Piccinini. Allora, buongiorno consigliere. Innanzitutto dobbiamo dire che voi avete presentato un ordine del giorno, che è una risoluzione che chiedeva che venisse adottato subito il testo, insomma, discusso e votato, e invece così non è stato perché c'è stato un rinvio. C'è un'urgenza rispetto a questo testo? Allora, intanto diciamo in premessa che noi su questo tema ci siamo sempre stati e la nostra attenzione rispetto a queste tematiche è sempre stata alta. Bisogna anche dire che abbinato a questo progetto di legge c'era un PDL a mia prima firma, quindi del Movimento 5 Stelle. Purtroppo non si è scelto di fare un testo condiviso, quindi prendere le parti migliori del nostro e le parti migliori del progetto di legge che veniva dai comuni, ma si è scelto come testo base quello dove è relatrice sostanzialmente la collega Mori. Questo ha comportato il fatto che ci siano state anche delle divisioni all'interno del Partito Democratico in una gestione totalmente schizofrenica di questo progetto di legge, in cui l'obiettivo non era far uscire dalla regione un progetto di legge che fosse il migliore possibile, ma l'obiettivo era tenere insieme la maggioranza che aveva visioni diverse. E allora noi abbiamo sempre detto, e oggi l'abbiamo ribadito, eravamo pronti 6-7 mesi fa a votare il progetto di legge così com'era, anzi addirittura avevamo detto siamo disponibili anche a migliorarlo. Non c'è stata questa volontà da parte della maggioranza. Quando abbiamo capito che c'era il rischio che il PDL, il progetto di legge, potesse saltare, abbiamo anche detto il testo ve lo votiamo così com'è, non facciamo emendamenti, approviamo, non modifichiamo di una virgola, andiamo in approvazione. Il Partito Democratico non ha voluto sentirci perché aveva questo problema, temeva di potersi spaccare in aula, e quindi c'è stata questa gestione totalmente folle, per cui abbiamo visto addirittura all'inizio la collega, la relatrice di maggioranza, proporre un intergruppo con le destre, al che gli abbiamo detto guardate che non è proprio un'idea opportuna, e allora sono tornati indietro. Poi abbiamo assistito, perché noi siamo spettatori passivi di tutto quello che il PD ha fatto, abbiamo visto per esempio anche in commissione che quando è venuta l'assessora del Comune di Bologna a spiegarci questo progetto di legge, i consiglieri, i commissari sono stati totalmente censurati, cioè nessuno poteva intervenire perché questo avrebbe messo in difficoltà i consiglieri della maggioranza, avrebbe evidenziato le loro divisioni interne. Adesso che tornerete in commissione si riparte con il testo, ci sono degli emendamenti che a suo giudizio pensate di presentare per modificare questo testo e a vostro avviso migliorarlo anche rispetto magari alle richieste del mondo LGBT? Allora, la volontà da parte nostra c'è sicuramente, come c'è sempre stata. Il problema è che il testo che arriverà sarà un testo blindato anche dagli emendamenti della maggioranza, della relatrice di maggioranza di questo progetto di legge, che sono emendamenti peggiorativi per la maggior parte. Perché? Perché non guardano all'obiettivo, ma guardano a tenere insieme tutti i pezzi del Partito Democratico. E allora noi la nostra parte sicuramente la faremo. Consapevoli però che non passerà praticamente niente, perché far passare qualcosa del Movimento 5 Stelle significa mettere in discussione quell'accordo che hanno trovato al loro interno. Questo perché la maggioranza guarda di più agli interessi di partito che ai veri interessi sui diritti civili. Grazie mille. Noi vorremmo farvi